A Parma, una delle città col più alto reddito pro capite d'Europa, fanno un bando di concorso la settimana scorsa, un bando di concorso per cercare non un operaio specializzato, un ingegnere, un chimico, un manovale. Fanno un bando di concorso per il posto di un manovale. Si sono presentati 178 persone, la maggior parte erano parmigiani. Signori, è andato su un sindacalista davanti al Lingotto, che io conosco, Rinaldini, della FIA, un galantuomo, non è riuscito a dire due parole agli operai, gli tiravano giù il filo, l'hanno tirato giù, lui ha detto che è stato un blitz dei cova, non è stato un blitz dei cova, finalmente gli operai si sono resi conto che i sindacati sono anni che li prendono per il culo, si stanno rendendo conto che non sono più rappresentati da nessuno. Volete le prove? Volete le prove? Dove erano i sindacati? Dove era la triplice? Quando uno come De Benedetti, che vive in Svizzera come un fantasma, ha depredato la più grande azienda che avevamo in Italia di informatica, l'Olivetti. L'Olivetti non c'è più nulla, non c'è neanche un cacciavite. Dove erano i sindacati con la Telecom? La Telecom, ci sono andato io al CDA, al Consiglio di Amministrazione a piantare un casino, e ho detto a Guora, ho detto a Ruggeri, a Tronchetti, che non è venuto, perché io lo guardavo in faccia, non è venuto. E l'ho detto, dovete andare via, state dilapidando una società strategica dell'informazione. Se ne sono andati, ma si sono portati via uno 17 milioni di euro, l'altro 13 milioni di euro, un altro 12 milioni di euro, e lasciano per la strada dalle 10 alle 20 mila famiglie. Dove cazzo sono i sindacati? Io direi ai sindacati, andateli a prendere per le orecchie, fateli dare i soldi, fate un fondo e dateli agli operai che sono messi per la strada. Dove sono i sindacati? Dove sono i sindacati? Il TFR, il trattamento di fine rapporto, quando io gridavo nei palazzetti, tenetelo lì, non datelo in gestione alle aziende di banche e assicurazioni, chi l'ha dato ha perso il 40%. Questo è un paese che non c'è più. Bisogna ricominciare a sedersi, e questa crisi, se viene, io me lo guardate dal cuore, ci cambierà talmente che finalmente vedremo come abbiamo vissuto fino adesso. Nella paranoia, nel debito, al di sopra delle nostre possibilità. Allora ci permetterà di cambiare strategia, cambiare politica dal basso, via, fuori dai coglioni partiti, fuori, cominciare la conoscenza, la rete. È nato Obama, negli Stati Uniti hanno Obama, sua moglie, porca puttana, il primo giorno che si è insediata alla Casa Bianca, che ha visto i prati all'inglese e i rosetti, cazzo, ha tolto un prato all'inglese e ci ha fatto un altro con i carciofi, mi stai firmando così? Obama, che è nato dalla rete significa milioni di persone, ha preso soldi dai cittadini, non dalle multinazionali. Fa riferimento ai cittadini, lui prima di promuovere una legge, filmarla, la mette sulla rete, la fa discutere a milioni di statunitensi, se c'è qualcosa che non va viene fuori la modifica, quando ha sentito il parere di milioni di cittadini la firma, hanno un presidente così, al contrario del nostro che li mettono lì e firma qualsiasi cosa, dal nonno al pano, porca puttana, ma io mi rivolgo ai carabinieri, se ci fosse stato Pertini, secondo voi avrebbe firmato l'Albano, avrebbe chiamato i carabinieri e li avrebbe fatti arrestare gli altri tre. Io ho fatto quattro domande al nostro presidente. Ho detto, perché ha firmato? Poteva ridare l'Albano Alfano alla Corte Costituzionale, poteva aspettare magari 48 ore, ha firmato in 6 ore. Ho detto, poteva togliersi almeno lui non ha carichi pendenti. Ho detto, perché non l'ha fatto? Mi ha mandato tre pagine di risposta che io ho cercato di leggere, non l'ho capito. Ho chiamato i miei avvocati, stanno ancora studiando quelle tre pagine. E è venuto fuori da queste tre pagine due cose. Uno, che Lodo Alfano è costituzionale e lo hanno fatto per tenere in serena armonia l'operato delle cariche, delle più alte cariche dello Stato, in modo che lavorino serenamente. Allora è questo. È questo. Allora io vi voglio chiedere, voglio dirvi, farvi a voi questa domanda. Se Lodo Alfano è costituzionale, allora io prendo la mia Costituzione, che è chiara,
dove c'è un articolo che dice che la legge è uguale per tutti. Non ci vuole un costituzionalista a capire. Mio figlio ha circa 9 anni, capisce che la legge è uguale per tutti. Il lavoro Alfano, la legge è uguale per tutti, tranne per qualcuno. Il processo Mills, vorrei che voi capiste una cosa. Il processo Mills non è un attentato allo psiconano, non è un attentato. Il processo Mills era un avvocato inglese che ha preso 500.000 dollari di cagnotta, di premio, perché ha imboscato diversi miliardi della Finis all'estero. Succede così. Allora questo avvocato inglese si trova 500.000 dollari in contanti e non sa cosa fare. Allora scrive una lettera, c'è una lettera, non c'è un giudice Stogarossa, c'è una lettera scritta da Mills al suo commercialista inglese, dove c'è scritto in inglese, "Dear commercialist, my dear commercialist, I have 500.000 dollars. Che me li ha dati da psycho nano. Che cosa devo fare? Perché 500.000 dollari in contanti devi metterli da qualche parte, non è semplice. Allora, fosse stato il commercialista italiano, questi 500.000 dollari scomparivano in 30 secondi. Ma dato che era inglese, questo qui ha preso la lettera e cosa ha fatto? È andato dalla polizia e ha detto guarda che questo figlio di puttana qua mi vuol far fare un reato. Hai capito com'è? Allora, dato che sul testo della lettera c'è scritto che questi soldi me li ha dati Mr. B, me lo sto leggendo, non sono io, è Mr. B. Allora, siamo alla presa per il culo totale, fuori dalle palle, basta! Non possiamo, ma io vedo le... guarda, la cosa che mi fa incazzare, lo sai qual è? Gli anziani come me, io sono anziano, che mi guardano così come dire, ma in effetti a loro tutta questa cosa gli può interessare? La crisi li interessa. Abbiamo 12 milioni di pensionati, 12 milioni, che la crisi a voi vi tocca poco, perché siamo in stagflazione, i prezzi scendono, quindi fate la spesa con un po' di meno. Vai in vacanza col 30-40% di sconto, quindi la crisi è meno crisi per un pensionato che prende soldi senza essere produttivo, lo è stato produttivo, ma adesso prende solo i soldi del frutto del suo lavoro, ma prende ciuccia soldi, 12 milioni solo in Italia, 12 improduttivi che prendono soldi che la crisi gli va così e così. Ci aggiungiamo 5 milioni di impiegati statali, oggi, 3 giorni fa la Sicilia ha assunto 200 impiegati alla regione, 200 in più, cosa ne frega un impiegato, prende lo stipendio, fa la spesa con meno, va in viaggio con 30-40% di soldi, quindi per 17 milioni la crisi, e va così, va bene, però siamo a 60 milioni, e se ci metti 17, poi ci aggiungi 6 milioni 7 di disoccupati, 9 milioni di precari, ci metti gli infortunati, gli invalidi, i ragazzi sotto i 18 anni, i senza lavoro cronici e i napoletani, che cazzo ci metti? Chi è che lavora? Oggi lavorano in Italia 6 milioni di eroi, 6 milioni di piccoli imprenditori, 6 milioni di negozianti, di commercianti, 6 milioni che devono pagare l'IVA, fanno una fattura, devono pagare l'anticipo delle tasse e i soldi li prendono a 250 giorni, fanno gli artigiani, gente così, eroica. Quindi non può stare in piedi questo paese, bisogna rovesciarlo bonariamente, con idee. Noi siamo delle liste civiche, loro fanno liste civiche, non è un movimento di ideologia, sono morte le ideologie. I partiti sono estinti, questo è un movimento non di ideologia, è un movimento di idee. Loro portano, vogliono fare di questo comune, che potrebbe essere 5 stelle. 5 stelle significano cose straordinarie, idee. Una stella, l'acqua deve rimanere pubblica, non deve essere gestita da un'SPA quotata in borsa. Non fatevi prendere per il culo. L'acqua. L'acqua non è solo quella che deve. Il 70% dell'acqua potabile viene usato anche nella vostra agricoltura e di quel 70% del consumo dell'acqua del mondo in agricoltura, il 40% la buttate via. La buttate via perché non avete tecnologie, perché non c'è a spruzzo, a pioggia. Sono suicidati 4 imprenditori. Guardate che ci sono i segnali. Sono variabili che devi identificarli. In Alto Adige, 3 giorni fa,
un altoatesino ha rapinato un tunisino.